scout, l'entusiasmo della prima volta. Loredana Bertè ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera confermando la propria rabbia nei confronti del mondo intero al Teatro Politeama di Catanzaro in occasione dell'apertura del Festival d'autunno. C'è da dire prima di tutto che 3 ore di concerto per una non più ragazzina sul palco, si è giocosamente definita bimba, non è cosa da poco, specie se dense di un brano dopo l'altro, snocciolati per il pubblico catanzarese seguendo i momenti più emblematici della Bertè Story. Dopo un inizio in sordina a causa di un abbassamento di voce, vi chiedo scusa, non succede mai, ha detto, il concerto di ieri sera è stato un crescendo e le invettive nei confronti dei suoi antagonisti storici e meno sono arrivate solo nella seconda metà della serata. Uno spettacolo che ha entusiasmato l'eterogeneo pubblico della platea catanzarese in un crocevia tra presente e passato. Un ritorno in grande stile dunque. Una lunga sequenza che ha attraversato 40 anni di carriera. Acqua, jazz, il mare d'inverno sono stati la prima sequenza mozzafiato. Ma la scaletta non ha trascurato canzoni come I ragazzi italiani, Luna, Eschinas, Ragazzo mio, Ma quale musica leggera e Il padre davvero, uno dei maggiori successi di Nia Martini. Il finale è stato incandescente e la Luna bussò, dedicato Non sono una signora, accolte con una ovazione da stadio, sono state il preludio a una interpretazione da brividi di Sei bellissima. Sabato 18 il Festival d'autunno ospiterà Tania Maria, la regina della nuova musica popolare brasiliana con i suoi tratti jazz. Sonorità morbide e una voce seducente sono gli elementi caratteristici della cantante e pianista carioca.